Allora, Silvio Piola finisce 0-0 tra Provercelli e Carpi, la finale d'andata dei play-off del Girone A di prima divisione Lega Pro, un pareggio che lascia tutto invariato in attesa della gara di ritorno tra una settimana in Emilia. Hai detto bene, una gara in equilibrio? Un equilibrio che non si è spezzato nemmeno dopo l'espulsione di Cancellotti, avvenuta per doppia ammonizione nel primo tempo. Una partita che avrebbe potuto cambiare radicalmente considerando l'episodio, ma la Provercelli ha disputato un'ottima gara sotto il profilo difensivo, non ha lasciato spazi, il Carpi ha faticato quindi a sfruttare la superiorità numerica, meglio nel secondo tempo, ma comunque non ha mai trovato la via del gol. Quanto ha pesato l'espulsione per doppia ammonizione già al 33° minuto del primo tempo, che dunque ha costretto per quasi un'ora i padroni di casa in inferiorità numerica, quanto ha pesato sullo sviluppo della gara? Ha pesato perché a quel punto la Provercelli ha dovuto soprattutto pensare a difendersi, non è più riuscita ad avere una fase offensiva importante, il solo Martini là davanti, lo stesso Di Piazza che è subentrato al suo posto, hanno disputato una gara generosa ma non sono riusciti da soli a creare pensieri al portiere avversario. La Provercelli che dunque si è accontentata del pareggio, un Carpi forse troppo timido, si è svegliato un po' tardi la formazione di Notari Stefano. Negli ultimi 15 minuti sicuramente il Carpi ha avuto le azioni più pericolose, però è un Carpi che avrebbe potuto e dovuto sfruttare meglio la superiorità. Bene, dunque, come detto, verdetto rimandato alla finale di ritorno. Un cordiale saluto da Fabrizio Tumbarello e da Katia Serra. Appuntamento tra 7 giorni.